Ci siamo. Presidente, un'Europa mai così lontana, ha detto nel suo intervento. Dobbiamo rimanere umani, c'è ancora bisogno di esortare questa Europa. Le discussioni sui temi dell'immigrazione colpiscono molto tutti i cittadini ed è giusto così ed è comprensibile così. Però se il problema lo vogliamo risolvere, dobbiamo avere una strategia di lungo periodo. Cioè non è possibile, non è pensabile che questi temi siano buoni per fare delle belle litigate talk show, ma poi non aiutino, non ci sia nessuno che vuole veramente risolvere il problema. Se vogliamo far sì che in queste terre le persone possano restare, creare posti di lavoro, sfruttare le enormi ricchezze che ci sono e che sono incredibili, occorre avere uno sguardo meno banale, meno superficiale. Quelli che hanno detto per anni aiutiamoli a casa loro sono gli stessi che hanno cancellato i soldi per la cooperazione internazionale. Quelli che hanno detto per anni ma dobbiamo evitare che vengano qua non hanno mai considerato l'Africa una priorità. Allora noi pensiamo che l'Africa sia una priorità, continente ricco di grandissime opportunità, pensate al Ghana, un paese democratico, un paese che da anni dà lezioni di democrazia, ma contemporaneamente un paese che ha più bisogno del rapporto con l'Unione Europea e con l'Italia. Allora, se l'Europa vuole finalmente vincere la crisi di ideali e di valori che ha davanti a sé, è il momento di avere una strategia di lungo periodo e non soltanto qualche dichiarazione o qualche polemicuccia da quattro soldi. Noi come Italia dobbiamo ricordarci chi siamo, ovunque siamo considerati come un punto di riferimento importante. Per anni siamo stati assolutamente decisivi nella vita di alcuni di questi paesi, possiamo esserlo ancora, Eni qui ha firmato accordi fino al 2036, il nostro mondo dell'agroalimentare può trovare in queste terre un partner naturale per espandersi, pensate a tutto il valore dell'export per i nostri prodotti e pensate contemporaneamente a cosa può essere un'operazione sull'agroalimentare anche per dare e creare posti di lavoro qua, nelle terre nelle quali ci troviamo. Dunque occorre avere però un disegno strategico. Nel giro di 2 anni, la terza visita che facciamo in Africa, vediamo se riusciamo a portare a casa qualche risultato concreto come quelli di oggi nel settore dell'energia, nel settore dell'agroalimentare e come io penso, spero e credo nel settore politico quando finalmente ci renderemo conto che si renderanno conto, perché noi in Italia ce ne siamo già resi conto, ma anche in Europa si renderanno conto che per risolvere problemi complessi non basta fare un comunicato stampa, bisogna lavorare e lavorare duramente. Ecco. Presidente, lei quando ha fatto un intervento ha parlato di investimenti qui in Ghana, di sviluppo, ha preso sostanzialmente il codice di approvazione più grande, cioè più approvazione qui ad Accra che a Bruxelles su crescita, investimenti e sviluppo. Verrebbe da dire. No, non voglio fare polemiche anche perché credo che le polemiche alla fine lasciano il tempo che trovano. Noi siamo l'Italia e l'Italia è un grande paese che ogni anno dà a Bruxelles molti più soldi di quelli che riceve. Ogni anno l'Italia mette 20 miliardi sul piatto di Bruxelles e ne riceve 11. Ora, perché lo facciamo? Perché storicamente abbiamo una visione dell'Europa, della pace in Europa che è un valore e noi vogliamo lavorare in questa direzione. Ma proprio per questo non prendiamo lezioncine da nessuno dei nostri amici europei. Siamo pronti a imparare da tutti, ma il tempo in cui da Bruxelles ci dicevano cosa fare e cosa no è finito. L'Italia ha fatto le riforme, ha fatto la sua parte, sta lavorando. Noi siamo pronti a dare una mano. Siamo qui in Africa perché vogliamo risolvere a monte il problema dell'immigrazione, perché vogliamo investire in un rapporto diverso con questi territori. Il fatto che la crescita richieda investimenti e che l'unico modo per dare un futuro ai nostri giovani siano i posti di lavoro lo capiscono tutti, persino a Bruxelles, forse.